Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me lo Chef Nicola Di Zarri. Bene, oggi prepariamo delle costolette di agnello con una panur di pistacchio. Lo adagiamo su una purea di zucca e delle quenelle di ricotta e menta. Vai. Piatto può sembrare complicato, ma scomposto sono tre cose diverse, semplici, però poi assemblate che insieme hanno un filo conduttore. Perfetto. Come sapore. Benissimo. Aggiungiamo prima gli ingredienti, no? Certo. Abbiamo una lampatina di agnello, burro, menta, ricotta, pistacchi, albume d'uovo, mollica di pane, spicchio d'aglio, timo, zucca e prezzemolo. Partiamo con la cottura, cuciniamo la zucca, con la cottura della zucca. Mettiamo il padellino, pentolino, un po' di olio, extravergine di oliva e aglio. Se manca questo. Se manca questo noi. Non è cucina. Dei rametti di timo che vanno a profumare la zucca. Ed andiamo a posizionare qui. Non aggiungeremo ovviamente liquidi perché la zucca ne contiene già lei stesso, il liquido abbastanza. Mettiamo un pizzico di sale fino, una girata con la tua bacchetta magica e copri. E la prima parte sta andando, no? Va benissimo. La seconda parte andiamo a preparare la nostra panur che rivestirà la costoletta di agnello, un po' di mollica di pane, pistacchio sgusciato e un po' di prezzemolo, ciuffi di prezzemolo. Attritare il tutto. Ecco qua. Mettiamo olio, non glielo metti lì dentro, vero? A frullare? No, perché comunque il pistacchio non ha bisogno, abbiamo mollica di pane. Ah. Mettiamo la costoletta nel bianco dell'uovo, quindi sarà quella la parte diciamo adesiva della panur. Sì. Mettiamo un pizzico di sale nell'albume. Vediamo come si fa a casa, no? Questo fallo tu. Io intanto taglio le costolette di agnello, mi piace di più. Ecco, sempre con l'arma alle mani. Alcune cose le vedo adatte per le donne, vero? Per le casalinghe, sì. Sì. Diamo una leggera, ecco, pattutina così, giusto per renderle omogenee. Ma penso basta. Basta questo, sì, così? Sì, basta così, sì. Andiamo ad intingere qui, così, una bella girata. Lasciamo un attimo, mettiamo la bella panur su questo piano Decton. Guarda che bello. Ci ti diverti però, vedo, su questo piano. Sì. Ma ci comincio a prendere gusto, in questo senso, no? Mettiamo pure a sciogliere, dove andremo ad insaporire le nostre costolette per poi ripassarle un attimo in forno. Ecco qua, togliamo dal bianco dell'uovo le nostre costolette di agnello. Che belle. Giusto il letto, si dice, sì. Quando fai una cosa piana, sì. Stai aggiustando il letto. Andremo piano piano adesso a aggiustarli bene, così sì, a parare bene, sì. Sì, sì. Ecco qua, andiamo un attimo a rosolare il burro e poi le passiamo in forno, una placchetta. Nel frattempo, una ciotolina, prendiamo della ricotta
di vaccina. Posso prendere anche un cucchiaio, vuoi? Quella di mucca, no? Ah. Giriamo, vedi, guarda che bella panur. Dammi la pinzetta. Grazie. Guarda che bella. Davvero? Questo bel verde raffinato, no? Prendiamo le foglie di menta. Diamo una leggera tritata. La menta con l'agnello si sposa bene, no? Dà profumo, pulisce in bocca. Sì, sì. Il gusto un po' forte che ha, no? Diamo poi la menta è bella profumata pure. Pizzico di sale. Tanto alla menta. Bene. Andiamo un po' a lavorare, no? Diamo una placchetta. E continuiamo la nostra cottura in forno. Forno. Guarda che bello. No? Tutti questi. Sì, sì. Guarda. Non si secca troppo poi nel forno quando la mettiamo. No, no, perché comunque l'agnello deve cucinare ancora accendo, quindi sprigiona un po' suo. Sì, di liquido. Sì. Mettiamo un attimo in forno, 180 gradi, una decina di minuti. Andiamo a formare delle cannelle. Che belle. Che poi andremo a gratinare in forno. Con la ricotta in forno mettere? Sì, mettiamo in forno a gratinare. Si solidificherà un po', no? Sì. Ecco qua. Una per ogni costoletta. E questo un 6-7 minuti a 180 gradi. Va bene? Va benissimo. Attendiamo che la zucca si finisce di cucinare per essere frullata e la cottura dell'agnello è ricotta. Eccoci qua, Antonella, siamo pronti per impiattare il nostro secondo. Abbiamo riscaldato il nostro piatto Cupido Hot Plate, che ci permetterà di gustare fino alla fine caldo sì, il nostro agnello, perché anche comunque la carne agnello ha bisogno di questo supporto. Qua. Mettiamo la nostra, adagiamo la nostra cannella di ricotta profumata alla menta. Ops. Ecco qua. Mettiamo con la pinza le nostre costolette. Guarda che bella questa panur di pistacchio. Bellissima, veramente. Verde. Ecco qua, un filo d'olio extravergine oliva per la ricotta della zucca. Possiamo coprire leggermente per poterlo gustare fino alla fine. Il nostro piatto è pronto, augurandoci che vi sia piaciuta e che lo riproponete. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.